Immagina di trovarti davanti a una persona ubriaca, ubriaca persa. Ti metteresti a ragionare con lei? Penso di no. Perché durante una solenne sbornia, l'alcol prende il sopravvento sulla razionalità. E quindi per discutere è necessario essere pronti mentalmente. La persona ubriaca pronta sicuramente non lo è. In modo analogo, quando una persona è preda della rabbia, diventa quasi incapace di ragionare, è come se fosse sequestrata dalla rabbia. Sì, Daniel Goleman, nel suo famosissimo libro Intelligenza Emotiva, parla della rabbia proprio in questo senso. Dice che la rabbia sequestra emotivamente la persona. In che senso? Le moderne neuroscienze hanno dimostrato che il nostro cervello è come se fosse a più livelli. C'è una parte più antica, più primitiva, chiamata amigdala, che si occupa delle reazioni più istintive, immediate, che non hanno bisogno di ragionamento. Ad esempio, senti un rumore improvviso e subito fai un salto. Questo è proprio grazie all'amigdala. Se ti trovi di fronte ad un leone, non hai bisogno di metterti a ragionare, hai bisogno di scappare per salvarti la vita. E questo accade grazie a questa parte più istintiva del nostro cervello. Questa parte più primitiva è anche sede di emozioni come la rabbia e la paura. C'è poi una parte più riflessiva del nostro cervello chiamata corteccia cerebrale, sede del pensiero riflessivo e del ragionamento. Nel momento in cui una persona è arrabbiata, il livello istintivo è pienamente attivo, mentre il livello razionale è come se fosse scollegato. Ora, tornando al paragone di prima, se vogliamo ragionare con una persona ubriaca, dovremo attendere prima che passi la sbornia. Idem per la rabbia. Finché non passa il picco della rabbia, inutile tentare di ragionare. Nel momento in cui sei di fronte a una persona arrabbiata, non conta quanto la conosci, non conta la confidenza che hai con lei o il modo che abitualmente utilizzi per comunicare con lei. Se la persona è arrabbiata, in quel momento è solo quello che conta. Per ragionare dovrai attendere che passi questa ubriacatura emotiva. Quindi, riepilogando, quali sono le cose che è proprio inutile fare quando ci troviamo di fronte a una persona arrabbiata? Prima di tutto è inutile tentare di ragionare in modo riflessivo. Secondo, credo che non serva neppure dire a quella persona di stare calma. Non so se succede anche a te, ma se io sono arrabbiato e una persona mi dice di stare calmo, mi capita che mi arrabbio ancora di più. Terzo, urlare ed arrabbiarci a nostra volta. La rabbia è un'emozione ad alta attivazione corporea e quando una rabbia viene a contatto con un'altra rabbia è facile che ci sia un crescendo emotivo, per cui quegli stati tipici dell'arrabbiatura crescono ancora di più, come ad esempio l'agitazione, uno stato di ansia generale, l'eccitazione, il sudore, il battito accelerato. Quarto, in altre parole, è importante cercare di non lasciarci coinvolgere in un dialogo simmetrico, un dialogo alla pari. Quando ad esempio discuti con un bambino che sta facendo i capricci, non ti metti a contrattare con lui, a ragionare come faresti invece con un amico, con il partner, quando devi decidere dove andare in vacanza. Se ti metti a discutere alla pari con una persona durante il suo picco di arrabbiatura, potresti rischiare di creare una escalation simmetrica di rabbia, in cui la rabbia di uno fa crescere la rabbia dell'altro e viceversa, in una spirale senza fine. Oggi abbiamo dunque visto le quattro cose che non dobbiamo fare quando ci troviamo di fronte a una persona arrabbiata. Nel video di lunedì prossimo vedremo invece le quattro cose da fare per comunicare meglio con una persona nel suo picco di rabbia. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e attiva la campanella. Al prossimo video!